Allora, tornando al nostro grafico qui, abbiamo gli anellidi. Gli anellidi sono un gruppo anche questo di vermi, vengono chiamati vermi in generale, ecco, ne parliamo un pochino, annelida con due N, sbaglio sempre, annelida. Sono un gruppo di vermi che comprendono vari animali, tra i quali i lombrichi, che vengono chiamati i vermi oligochetti. Allora vediamo un po' di lombrichi. Questi sono molto importanti, un po' di lombrichi, sono molto importanti per la salute del suolo, soprattutto in Europa, dove sono nativi, no? Da noi si trovano comunemente nel terreno. Questa struttura qui è una struttura collegata alla riproduzione. Vedete che il corpo è fatto di tanti segmenti, uno dopo l'altro, ripetuti. Questi lombrichi, che potrebbe sembrare uguale da un lato e dall'altro, ovviamente hanno la bocca da una parte e l'ano dall'altra parte. Allora, se voi prendete un lombrico e lo strofinate, vedrete che ha delle setole, ha dei peli. Allora, se voi lo strofinate nella direzione del pelo, non sentite niente. Se lo strofinate contro pelo, per così dire, vedete che lo spostate, perché il lombrico avanza nella terra così, si restringe il suo corpo, si comprime. Questi peli si agganciano, queste setole si agganciano alla terra e poi spinge in avanti. E quindi queste setole sono molto dure e sono rivolte all'indietro perché questo è il modo in cui il lombrico avanza. Quindi ha la testa, ovviamente non ha gli occhi perché vive sottoterra e non gli servono, ha la bocca, si nutre mangiando grandi quantità di terreno e assorbendo le sostanze nutrienti che può trovare in quei piccoli resti di materiale organico che può trovare in questo terreno. Okay? Poi esce fuori e fa i suoi escrementi, come sapete, tutti avrete visto quelle montagnette di terra, ve le faccio vedere, magari non sapete che cosa sono. Okay. Vediamo se si trovano escrementi di lombrichi. Va bene, queste montagnette di terra qua, se le avete mai viste, è la cacca di un lombrico che okay, si trovano dappertutto. Va bene? Boh. Altro gruppo di anellidi, anellidi perché sono fatti di tanti anellini, tutti uno uguale dopo l'altro, come potete vedere facilmente da questa foto, okay? Sono i vermi policheti, che invece sono quasi tutti marini. Policheti, sono un gruppo di anellidi che vivono in mare, hanno strutture più complicate. Vedete, qua c'è un disegno. E stili di vita diversissimi, alcuni sono predatori, altri filtrano l'acqua, altri ne fanno di tutti i colori. Adesso noi non entriamo nel dettaglio di questo perché mi pare che ne abbiamo già abbastanza. Un altro gruppo di anellidi, ultimo che vediamo, sono gli irudinei o sanguisughe. Ecco qua, vediamoci, le sanguisughe è un verme che, come tutti voi sapete, succhia il sangue di alcuni animali, e anche questo vedete, per esempio anche dell'uomo, se vi capita mai la sfortuna, vedete che il corpo anche di questo è fatto a tanti anellini uno dopo l'altro, a segmenti, hanno una ventosa davanti, arrivo una ventosa dietro, succhiano il sangue agli animali e poi si lasciano. Andiamo avanti, sempre seguendo questo schema, e veniamo all'ultimo gruppo che ci tocca oggi, e poi abbiamo finalmente terminato. E arriviamo veramente a fare un'ora e mezza abbondante. Oggi sono i molluschi, gruppo importantissimo, di cui diremo poco perché non abbiamo tempo, abbiamo già fatto troppo. Molluschi. Molluschi. Allora, di questo gruppo dei molluschi, cosa c'è da dire? C'è da dire che di solito il loro corpo è molle, cioè non hanno strutture rigide all'interno del corpo. Spesso però fanno una struttura rigida esterna che si chiama la conchiglia del mollusco. E alcuni di questi hanno anche strutture, la conchiglia può essere a volte interna, e poi lo vedremo in alcuni gruppi, ma formano questa struttura di calcare, che si chiama la conchiglia. La loro bocca possiede un aggeggio adatto a raschiare in qualche cosa, a grattugiare qualche cosa, che si chiama la radula. Radula. E ce l'hanno tutti quanti i molluschi. Allora andiamo a vedere tre gruppi di molluschi importanti e poi abbiamo finito. Per oggi, domani si va avanti, ma domani si è molto meno. Okay? Quindi, tre gruppi di molluschi che nominiamo sono i bivalvi, i gasteropodi,
E l'ultimo, i cefalopodi. Cefalopodi. Okay. I bivalvi, i gasteropodi, i cefalopodi. Ok, c'è qualcuno che entra. Allora, i molluschi bivalvi sono i molluschi. Allora, ci sono molti altri gruppi di molluschi oltre a questi, naturalmente. Questi sono i tre più importanti. I molluschi sono un gruppo, anche questo, immenso, grandissimo, in cui c'è una varietà enorme. Allora, i molluschi bivalvi sono molluschi la cui conchiglia è fatta di due valve, di due metà, che combaciano tra di loro. Allora, avete ben già capito quali sono. I molluschi bivalvi sono le cozze, le vongole, le capesante, le capelunghe e altri organismi di questo tipo. Molluschi bivalvi. Allora, scriviamo un po' di bivalvi. Ok. Questi hanno sessi separati, per esempio nel caso delle cozze è facilissimo riconoscere il maschio dalla femmina. Se voi avete mai mangiato le cozze, alcune sono gialle, alcune sono arancioni. Quelle gialle sono maschi, quelle arancioni sono femmine. Così avete scoperto una cosa. Vedete, hanno una conchiglia fatta, vedete, eccolo qua, di due valve, una da un lato, una dall'altro, che possono chiudere con grandissima forza e rimanere protetti all'interno. Tutti questi bivalvi, praticamente quasi tutti, vivono filtrando l'acqua del mare o del più raramente sono tutti marini o acquatici, comunque filtrano l'acqua che gli sta intorno e si trattengono tramite le branchie delle particelle nutritive e si nutrono di questo, okay? Quindi filtrano l'acqua questi molluschi bivalvi, sessi separati, due valve. La struttura del corpo è estremamente semplificata, naturalmente, perché restano fermi lì, quindi non vanno da nessuna parte, non hanno una testa, non hanno gli occhi, non hanno niente di tutto ciò. Okay? Una cosa interessante che può servire se doveste mai farla mangiare è che le due valve si aprono da sole, cioè c'è un legamento che fa sì che le valve si aprano. Quando le valve sono chiuse, quindi quando il mollusco è chiuso, il mollusco le sta chiudendo con la sua stessa forza dei suoi muscoli. Perciò se dovete cucinare dei molluschi, sappiate che, lo saprete, l'avrete visto se li avete mai mangiati, i molluschi si aprono quando sono morti. Perciò se vi dicono che trovate delle cozze o delle vongole che sono chiuse e non si possono mangiare, è falso. Okay? Perché non vuol dire che erano, vi dicono perché vuol dire che erano morte già prima. Non è vero, perché quando sono morte si aprono. Il fatto che qualcuno non si sia aperta è solo perché si è staccato in modo strano il corpo dell'animale dalle valve. Non c'entra assolutamente niente. Quelle che non dovete mangiare, invece, sono quelle che sono già aperte quando le comprate, per questo vuol dire sì che sono morte e che non va bene, potrebbero essere vecchie e farvi male. Ok? Tanto per dire qualcosa. Allora, due valve che si aprono da sole con un legamento elastico e poi l'insetto. L'animale le può chiudere con la forza dei suoi muscoli e vivono filtrando l'acqua del mare. Hanno, ripeto, sessi separati, maschio e femmina. Ah, non ho parlato di come si fecondano. Di solito gli animali marini si fecondano, hanno una fecondazione esterna, cioè i maschi e le femmine espellono le uova e gli spermi nell'acqua e questo è quello che fanno i molluschi bivalvi. Gli animali terrestri invece di solito, perché non si può fare altrimenti, hanno una fecondazione interna, cioè il maschio possiede un organo di intromissione, si dice, che inserisce all'interno del corpo della femmina per fecondarla, ok? E questo succede in tutti quanti i gruppi di organismi, che i maschi, che negli organismi terrestri ci vuole questa struttura, mentre in quelli marini di solito non serve, okay? E vengono semplicemente espulsi le cellule riproduttive nell'acqua, fine della storia. Secondo gruppo di molluschi che vediamo sono i gasteropodi o gastropoda, e questi sono estremamente vari, hanno una struttura del corpo complicatissima, non entriamo assolutamente, ma vi faccio vedere quali sono. Ok? Sono questi che hanno queste conchiglie tipicamente avvolte a spirale, in questa maniera qua. Hanno a volte, sono quasi tutti marini, quelli che vedete qua sono quasi tutti terrestri, ma in realtà sono quasi tutti marini, perché quelli terrestri sono più facili da fotografare. Hanno queste conchiglie avvolte a spirale, hanno un corpo con una struttura molto complicata, in cui praticamente tutti quanti gli organi interni sono rovesciati. E finiscono, sono avvolti così, ribaltati, e va a finire, tanto per dire, che le lumache hanno l'ano sopra la testa, in poche parole, cioè praticamente l'ano si trova qua perché tutti gli organi interni sono rovesciati,
in una maniera complicatissima, e in più a volte a spirale, oltre che rovesciati. Quindi immaginate che roba. Dentro a questa conchiglia ci sono tutti quanti gli organi vitali di questo organismo. Alcuni di questi gasteropodi marini, per esempio i nudibranchi, okay, hanno perso la conchiglia. Questi sono gasteropodi marini che non hanno più la conchiglia e hanno delle forme e dei colori molto particolari. Sono dei gasteropodi marini. Questi, come tutti gli altri molluschi, hanno sessi separati, c'è cioè un maschio e una femmina, con la sola eccezione dei polmonati, che sono un gruppo di gasteropodi che si è adattato a vivere nella terraferma. Sono le lumache e le chiocciole, che invece hanno un unico sesso, cioè sono sia maschio sia femmina contemporaneamente. Ok? Gasteropodi. Ultimo gruppo e ultima cosa che vediamo oggi, per altri 2-3 minuti, sono i cefalopodi. I cefalopodi sono gli organismi forse invertebrati più complessi, non sono i più complessi, ma sono molto complessi in moltissime strutture, e comprendono le seppie, i polpi, i calamari e cose di questo tipo. Questi organismi o non hanno affatto la conchiglia, come per esempio nel caso dei polpi, oppure hanno una conchiglia piccola e interna, è la conchiglia della seppia, che viene chiamata l'osso di seppia, una struttura piatta, bianca. Andiamo a vedere l'osso di seppia. Osso di seppia, ok, è una struttura interna, è la conchiglia interna di una seppia. Sono organismi generalmente predatori, anzi tutti predatori, i cefalopodi. E i più grandi invertebrati terrestri sono cefalopodi, sono dei calamari giganti, ok? Ecco, questo vedete ha una conchiglia, Nautilus, polpi, seppie, vari gruppi di cefalopodi con occhi molto complessi, un sistema nervoso molto complesso, spesso hanno la capacità di cambiare colore, sessi separati e tutti quanti, per quanto ne so, tutti quanti marini. Va bene?